Protesta contro l'autostrada Bergamo-Treviglio, corteo del comitato dei cittadini che non si arrendono alla nuova infrastruttura. Tra Voltiere e Osio, per dire ancora una volta no all'autostrada Brebemi, il comitato Cambiamola non si arrende, i cittadini mettono in evidenza le contraddizioni di un'opera che secondo il loro giudizio non alleggerirà il traffico locale che si sposta sulla direttrice Bergamo-Treviglio. Siamo qui oggi a protestare a Zingonia perché esattamente in questo punto, secondo quello che i progetti, le autostrade bergamasche della provincia di Bergamo, ci sarà una galleria che attraverserà tutta la rotonda di Zingonia, devastando quella che è l'unica parte verde che rimane a Osio Sotro e l'altra parte che è la piana di Saore. Siamo qui a protestare perché questa autostrada, secondo noi e anche secondo i progettisti, non risolverà il problema del traffico che possiamo vedere anche in questo istante attraversa tutta questa zona. Oltre al problema del traffico aumenterà anche l'incidenza sulla salute, perché questo è già un tessuto che ha delle particolari problematiche dal punto di vista della salute e anche sull'ambiente. Per gli aderenti al comitato l'unica strada possibile è potenziare la rete già esistente con costi inferiori rispetto al colosso Brebemi. E quindi non ammortizza i costi dell'opera e ha bisogno attraverso questa autostrada Bergamo-Treviglio di andare a intercettare il traffico dalla Pedemontana e dalla A4 per traghettare traffico sulla Brebemi. E quindi questa è la dimostrazione che la Brebemi non serve, e se non serve la Brebemi ancor meno serve la Bergamo-Treviglio.